è riuscito a passare il piave, poi a mano si è messo a fare con i pezzi di quelle tre bandiere, ne ha fatta una. Questa è proprio una bandiera italiana fatta, che ce l'ha data proprio il nipote di questa persona, ha detto: io non me la faccio niente, la vuoi, parola di Dio. Cioè, questa racconta un pezzo di storia, quindi dal punto di vista pratico non ha nessun valore, dal punto di vista invece storico, morale, ha un valore altissimo. Dicevo prima, vedete questo, questo è il codice penale, questo libricino, è quello che mandava a morte i soldati. E questo ce l'aveva l'ufficiale, il maggiore, che era il praticamente l'ufficiale d'accusa, che era il comando di Cadorna. Quindi questo qui molto probabilmente Cadorna l'ha visto anche lui. Mi è arrivato sempre perché il nipote di questo ufficiale ha detto: io me ne faccio niente. Cioè, il valore, vedi, un libricino non conta niente, però solo chi l'ha utilizzato, quindi molto probabilmente questo qui Cadorna l'ha utilizzato. Quando parlavo prima, il famoso articolo 92 che mandava la gente a morire fucilati, noi siamo abituati ma Cadorna fucilava tutti. Cadorna era come tutti gli altri generali, i francesi erano peggio, gli inglesi peggio ancora. Qual è la differenza? Che se sono io Cadorna e mando a fucilare uno, lo mando perché in riferimento all'articolo 92 del codice penale, che dice questo: il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte. Cioè, non è che mi dice devi processarlo, dice soggiacerà, è già deciso che deve morire. Okay? Poi dice: subirà la stessa sorte il militare che, comandato di marciare contro il nemico o per qualunque altro servizio di guerra, in presenza di esso si sarà rifiutato di obbedire. Quindi già io dire devi andare a attraversare la linea e portare l'ordine, tu ti rifiuti, io ti posso fucilare. Tanto perché se hanno preso parte ai fatti sopraindicati più militari, non si assoggetteranno a detta pena che i soli agenti principali. La famosa rivolta della brigata Catanzaro, alla fine, quando hanno detto che si è ribellata tutta la brigata e non venendo fuori colpevoli, hanno preso a sorteggio. Se venivano fuori colpevoli, fucilavano solo i colpevoli. Poi, non di meno, gli ufficiali o militari graduati che fossero colpevoli di questo reato saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi. Quindi gli ufficiali, però, essendo proprio la figura dell'ufficiale in quel periodo, devi essere un comandante di uomini, ti do la possibilità, comunque tu perdi i gradi, ma ti risparmio la vita, sempre che non dimostri che anche tu facevi parte di quello. Qual è il bello di sta roba? Che io dovrei non dormire di notte, perché la mia coscienza, io mando a morte 50 soldati, dovrei vergognarmi? No, perché il codice penale è un regolamento del 22 dicembre 1872 approvato dal Parlamento italiano. Cioè, è come se adesso il governo Meloni insieme al Parlamento approva il codice penale di guerra e io, generale, lo devo applicare io, ma responsabile non sono io, sono tutti i parlamentari che hanno votato. Quindi, allo stesso tempo, a quel tempo, i delinquenti, i veri delinquenti, erano quelli che hanno approvato. Siamo però in guerra e in guerra deve avere un regolamento, perché sennò c'è l'anarchia. Poi dipende io come faccio ad applicarlo, se lo applico con testa, se cerco di evitare di applicarlo o se lo applico anche dove non serve. Ed è lì il punto in cui cambia tutto quanto. Qui abbiamo, a parte gli oggetti, vedete, questa è una